Ciao Edo. Ciao Fede. Oi, come va? Bene, tu? Bene, bene, dai. Sembra la conversazione nell'ascensore, tipo. Sì, esatto. Io c'ho una canzone in testa, te la canto? Capito? Oddio, cos'è? Cos'è? È Wind of Change. Mi sto ascoltando il podcast. Ah, lo stai ascoltando veramente? Bello. No, molto figo, molto figo. Molto bello perché, vabbè, l'abbiamo detto nella puntata prima, ma è questo podcast in cui cerca di capire se realmente la CIA ha scritto in segreto questa canzone famosissima per condizionare le menti dei russi al tempo, dell'Unione Sovietica. Bellissimo. Però ti devo dare subito un altro link. È questo, cam.tv. Hai mai sentito parlare? No, ci vado. Bacio oggi sono critico, attento perché no, già... No, lo so, però te lo spiego rapidamente. Cioè, questa società, questi ragazzi hanno... La prima community della conoscenza dove i like valgono denaro. Esatto. Okay. Che, detto così, sembra una stronzata, ma in realtà è molto molto interessante. Sono in una fase di beta, io mi sono iscritto, ho messo un po' di contenuti, ho cercato di capire come funziona, ed effettivamente quando una gente ti mette like, tu diciamo parti con un po' di questa criptomoneta, questo LKS coin, se non sbaglio si chiama, okay. E cioè, ogni like vale qualcosa. un centesimo di euro, quindi, no? E quindi era una monetizzazione, diciamo. Però delle tue passioni, no? Quindi tu metti il tuo video, metti i tuoi post, metti le tue, puoi vendere i tuoi corsi. È abbastanza interessante. Ma perché te ne parlo, oltre al fatto che mi sembra interessante il concetto? Perché hanno fatto una campagna di crowdfunding, credo l'anno scorso, e una delle prime tre in Europa. Hanno raccolto più di 6 milioni di euro per questa startup. E quindi molto, molto interessante. Ma c'è gente che ci va? Non si sa ancora. Sono 400, c'è un'idea o... 400.000 iscritti. Sì, è una monetizzazione, nel senso come su Facebook o YouTube, cioè fatta in maniera magari diversa, no? Però ogni video molto, che molto carichi diversa. C'è molto una pubblicità diversa. E tu guadagni insieme no. a loro, ok? No, quello è il meccanismo Facebook o YouTube. Questo qui è diverso. Cioè, io, utente, ho un mio wallet di coin, e quando ti metto like, sono io, utente, che ti do il centesimo. Ah, quindi io se metto like a uno, gli do io un centesimo. Esattamente. E tu, se ricevi... Quindi se devi stare attento. Eh sì, sai, non devi essere uno di quelli che mette like a manetta. Però, insomma, Chiaro. Io mi sono iscritto, mi hanno regalato 100, quindi mi hanno regalato un euro. E quindi ho messo un po' di like strategici, un po' li ho ricevuti, quindi sono sopra col mio balance, sono ancora in positivo. Io mi sono ascoltato un podcast di Freakonomics, lo conosci? Sì, ho letto il libro. Praticamente applicano tutte delle analisi, diciamo, legate all'economia o anche legate alla psicologia, alla sociologia, su cose in qualche modo che ti sembrano distanti. Cioè, per dirti, una volta c'è una puntata in cui ti spiegano l'economia dietro ai trafficanti di droga, però fatto in maniera molto seria, no? Cioè, okay. Come se c'è un professore della Bocconi che ti dice, ok, l'economia dei trafficanti di droga funziona in questo modo. Cioè, prendono tematiche un po' diverse, ci applicano, no, dei filtri di analisi classici. Però ecco, è uscita una puntata molto carina in cui questa Konnikova, che è una studiosa di psicologia con PhD, che invece di scrivere il solito libro, il solito saggio, ha detto faccio un'esperienza, poi la racconto. L'esperienza che racconta è questa qua: decide da un giorno all'altro di diventare una giocatrice di poker professionista. Quindi utilizza questa sua esperienza per creare una metafora sul come nella vita devi prendere delle decisioni, perché secondo lei il poker è la più giusta metafora di come funziona la vita. Perché c'è figo. Una dose di controllo, c'è una dose di culo, caso, una dose di dover leggere l'altro, una dose anche di dover controllare le tue emozioni, no? Certo. Per lei è una metafora perfetta della vita, e quindi un po' c'è la linea di racconto del sono una professoressa di psicologia e devo entrare nel mondo del poker professionistico. Quindi questo è già un film. È bello, no? Devo trovare un coach, devo girare il mondo poi per fare i tornei, perché se l'è messo a farlo realmente, cioè, ma per diversi anni. È arrivata anche a vincere dopo un po', no? Oh, wow. Devo imparare, no? E intanto scrivo questo libro e trovo dei collegamenti con la psicologia. Beh, molto figo. Molto figo. Molto bello. Senti, tu hai un link, perché io ne ho ancora un sacco, ma non so quanto
quanto tempo abbiamo? Ma io ho fatto pochi compiti. No, ecco, no, poi dopo mi cazzi a me che non ho scritto i link su quell'altro. Ah, no, ho visto una cosa. Vai. Ho visto la serie su Netflix, perché se nominiamo Netflix almeno una volta fa brutto. Sì, sì. La serie è quella dei registi famosi in tutto il mondo che hanno girato dei cortometraggi durante il lockdown. Ok, qui vuoi la confessione subito? Sì. Io odio i cortometraggi. No, vabbè, perché... Perché proprio... Alcuni sì. Cioè, ma non è il cortometraggio, non è che è il tizio bianco e nero che è Homer Simpson che suona il violino sotto il tavolo. Vabbè, no, ho visto che c'è uno di Sorrentino. Ma sono una, cioè, sì, Sorrentino tipo, è 5.000. Molto carino. Sono 5.000, Sorrenti, sono? Sì, sì. No, mi è piaciuto, ne ho visti... Ma durano 5 minuti, ne ho visti 2 o 3, un po' a random, l'ho guardati. Vabbè, il primo che ho guardato è Sorrentino, ovviamente, molto, molto carino. Premessa, tutto girato con l'attrezzatura che uno aveva in casa, quindi Sorrentino gira con l'iPhone, okay. Senza budget, senza troupe. Sorrentino, c'è scritto alla fine, ha girato con, a casa sua, con l'aiuto della sua famiglia, con i figli, la moglie, non lo so. Ti devo interrompere forza, perché anch'io in lockdown... ho partecipato a questo progetto che si chiama Il cinema non si ferma e praticamente abbiamo fatto esattamente questo, cioè io poi ho scritto un episodio di questi 7 episodi, mi pare, che compongono questo film, e è stato girato in Italia completamente da attori professionisti eccetera, completamente con la famiglia, lo smartphone, diretti via Skype, via Zoom, da un regista. Ed è, adesso uscirà, credo, su Rai qualcosa, non mi ricordo, poi lo scriverò. E, okay. Però confronteremo con quelle di Sorrentino. Esatto, non volevo arrivare lì, diciamo, ecco, non volevo arrivare lì. Però, insomma, no, però la cosa interessante è che, vabbè, la storia di Sorrentino è carina, ha preso i pupazzetti che aveva in casa. Aveva un pupazzetto della regina d'Inghilterra, un pupazzetto, sai, le action figures, sì, no? Sì, sì. Un pupazzetto del papa, e poi a un certo punto si vede il dialogo tra i due, no? Surreale anche, e quasi diventa una storia d'amore a un certo punto. E trova anche il pupazzetto di Drugo di Big Lebowski. Però ho detto, ma come è girato bene? Nel senso, mi chiedevo, boh, avrà chiamato, non so, il DOP, il suo DOP per girare sta cosa. E alla fine c'è scritto, no, girato con l'iPhone. E non mica me ne ero accorto, che poi dovrei accorgermene, no? C'era, ha fatto un po' di carrelli come li fa lui. E me l'aspettavo, sono andato un po' avanti, ho trovato alcuni retorici. La regista che legge una lettera a suo figlio, ok, palle. Vabbè, mi ha incuriosito soprattutto per questo discorso. Non sapevo che fossero girati dai registi da soli, pensavo ci fosse un minimo di troupe, qualcosa. Senti, quanto tempo abbiamo? Perché io avrei un link che vale 5 puntate. Vai. L'ho trovato sulla BBC ed è praticamente una lista di 101 tra people, ideas and things changing how we work today. Ah, ok. Ti faccio degli esempi, no? Ad esempio, il numero uno è il fatto che vivremo probabilmente fino a 100 anni. Ok, magari non noi, ma forse i nostri figli, o comunque insomma stiamo andando in quella direzione lì, no? E quindi dobbiamo ripensare totalmente, non solo il nostro lavoro. Lavoreremo fino a 80 anni questo concetto. Sulla terra, ma il lavoro non può durare dai 25 ai 60 e poi ai 40 anni, non è sostenibile, no? Cioè questa cosa, tipo c'è il crowdfunding, sono i nomadi digitali, no? Happiness coaches. Questo è figo, ad esempio. Però hai saltato il punto. Sì, ho saltato tutto. No, ce n'è uno che è era una mia fissa, che era il punto 27. Fire movement. Esatto. Praticamente, fire movement è qualcosa che cambierà il nostro modo di lavorare. E che cos'è? Ci sono un sacco di, specialmente in America, ma non solo, di persone che fondamentalmente questo movimento fire sono quelli che ritirano dalla vita lavorativa molto molto presto, no? Spesso sono ingegneri software, eccetera. Cosa fanno? Lavorano come dei pazzi fino a 30, 35, alcuni 29, 39 anni, mettendo da parte l'80%, anche addirittura alcune il 90% di quello che guadagnano. E cosa vuol dire? Vanno in pensione prima. Esatto, ma loro vivono in maniera frugale, vanno a vivere fuori dalle città, sono molto più, no, connessi con la natura, si fanno il sapone in casa, cioè risparmiano tutto, arrivano magari a un milione e mezzo, eccetera, e hanno la regola del 4%. Cioè in America, poi chiaramente questo è... vale non vale, poi specialmente in tempi di Covid non vale, però fondamentalmente tu hai, cosa devi fare? Devi calcolare quanto ti serve per vivere, che ne so, $40,000 l'anno.
hai bisogno di un milione. Perché? Perché il 4% di un milione è il 40, sono 40.000 dollari, e quindi tu hai bisogno di aver investito un milione, perché più o meno ti può rendere il 4% sul mercato. E quindi c'è un movimento molto molto... investire un milione, però... lo so, però chiaramente... è dura. Sì, però sai, gente che guadagna magari 120.000 dollari l'anno e ne spende 30.000 per vivere, vuol dire che in 10 anni al milione ci arrivi, no? Certo. E quindi è una cosa che mi ha molto, sempre molto affascinato, questa cosa di poter andare in pensione con uno schema completamente diverso di quello. Oddio, se arriverò a 65 anni ci sarà ancora pensione per me. Questi ci pensano prima. E poi in realtà vanno in pensione, ma poi continuano a lavorare, semplicemente lavorando o per loro o molto poco. E quindi, diciamo, è più è un discorso quasi mentale. Cioè, tu sei in pensione, quindi non devi più preoccuparti di lavorare per vivere. E poi puoi dedicarti a delle cose che ti piacciono veramente, quindi alle tue passioni e alla creatività, chiaramente. Giardinaggio, punto sì, croce. Puoi fare tu. Molta di questa gente apre blog sul loro viaggio. Poi inizi a vendere i libri e i corsi su come fare questa cosa, no? Perché di solito va a finire così. Sì, ma è così. Esatto. Tantissimi fanno quello. Mazza, sai, aprendo Facebook soprattutto ti capitano, no? Quelli che ti vendono il corso, no? Sì. Ormai è da un po' di anni che c'è questa cosa qua. Però ancora non capisco. Adesso mi è uscito l'altro giorno Pino Insegno, che pensavo fosse uno sketch, praticamente più insegno, no? Beh sì, poi tra l'altro lui c'ha un cognome pazzesco per vendere corsi. Esatto. Aspetta che metto del drum machine. No, sono nella batteria, sì. La battuta. No, vuoi raggiungere i tuoi obiettivi nella vita? Vuoi sbaragliare la concorrenza? Vuoi scoprire il tuo potenziale? Io ho visto Pino Insegno e ho detto, sarà uno sketch. No, era vero. No. Era lui che era il volto di questa scuola, insieme ad altri coach. Ma sicuramente è una cosa seria, però la struttura è un po' quella classica. Lasci l'email, fai il webinar, non paghi niente, poi dopo aver fatto il webinar, come dire, ti agganciano, provano a proporti altre cose, insomma. Però qui. Forse ecco dove dovremmo mettere la nostra creatività, cioè questa cosa del famoso funnel, no? Che quindi allora cominci con il pezzo gratuito, così prendi la mail, da quella mail cominciano ad arrivarti 5.000 mail e piano piano, tutta questa roba qui, non ha veramente rotto il cazzo? Allora c'era un libro che si chiamava Sales Formula, una roba del genere, okay. No? Secret Sales Formula, non so, vabbè, che è uscito 10 anni fa o qualcosa del genere, in cui effettivamente applicava dei meccanismi, no, della scarsità, dell'urgenza, quindi muoviti a comprarlo, se no non lo trovi più, è solo per pochi, lavori molto sulle frustrazioni, sui problemi, che effettivamente probabilmente funzionava, no? Fino a tanti anni fa, e poi come ogni cosa, se lo usano tutti non funziona più. Alziamo le barriere, diciamo che ho capito che vuoi vendermi qualcosa. Tipo le sales letter, niente. Ne parlavamo l'altra volta, no? Queste mail lunghissime, dove proprio vedi proprio lo schema, no? Allora, ecco, punto 1, il problema, punto 2, la soluzione, punto 3, l'autorità di chi ti offre la soluzione, punto 4, bullet point con 3 cose, no? Perché la neuroscienza dice che il bullet point ti fa, no, pensare, ti attiva il cervello rettile, non quello limbico, ma cioè, sì, probabilmente funziona così, però... non lo so, io mi sono veramente rotto le palle. Senti, un'ultimissima cosa e poi chiudiamo, ti va? Sì. Ti faccio dei test. Sei pronto? Vai. Allora, sono su questo link, da visualcapitalist.com, e fondamentalmente come le grandi corporation, no? Quindi Amazon, Facebook, Apple, eccetera, guadagnano, ok? E ti faccio il test. Secondo te quanto ha guadagnato nel 2019 Amazon? Billions. L'azienda? Billions, proprio sì, proprio il gruppo Amazon. 50 billions. Ma che... 100 billions. Ma dai! 500 billions. No, 281. Ma la cosa pazzesca è che solo il 50% viene dallo store, da Amazon.com. Tutto il resto è fatto da... tipo il 20% viene dalle percentuali che prendono dai venditori delle terze parti, ok? Perché loro prendono tipo... tutte le persone che vendono nella piattaforma. Sì. Ogni vendita Amazon si prende una roba tipo il 18 punto qualcosa per cento, 19%, quindi una sassata, ok? E poi c'hanno il 7%... di questo 281 billions arriva da Amazon Prime, che solo in America c'ha tipo 150 milioni di iscritti. Comunque,
Facebook quanto fa? Facebook, vado a memoria, fa intorno ai 71 billion. Va a cagare, sei arrivato al, sei arrivato al sito. E prende 98% dalle ads. Tanto è 98.5. Certo. Esatto. No, però... Questo però è interessante perché, allora, Facebook guadagna praticamente il 100%, non differenzia, tutto dalle ads. Esatto, però adesso tante aziende fermati un secondo. Gli investimenti. Esatto, bravissimo, volevo arrivare lì, cioè che c'è questo, no, questo boicotto, come si dice, boicottamento, non so come si dice in italiano. Però dillo giusto, dire... che così lo montiamo giusto. No dai, io monterei questa cosa qui che tu che mi dici di montare questa, di rifare questa cosa, così la monti giusto. Ah, secondo me... ok. Sì, cioè entriamo dietro le quinte di Hacking Creativity. Dell'ignoranza, il backstage dell'ignoranza. Sì, esatto. Docente. Però, ecco. Ma rifai questa. Sì, che se ne stanno andando molte aziende per il concetto, tu lo sai il motivo per cui vari, so, Patagonia, altre aziende grandi. Credo sia un discorso di hate speech, un po' questo discorso del discorso della politica, insomma. Non stanno sostanzialmente bloccando determinati messaggi di odio o in qualche modo fake news di un certo tipo, perché per Mark Zuckerberg comunque anche il giudizio sbagliato fa parte della libertà di parola. Ma questo è molto, non viene bannato. È molto controverso come tema. Ho visto che ieri o l'altro mentre ieri sulla Twitter blocca. Se Twitter segnala, sì. Blocca anche Trump, sta iniziando a segnalare anche Trump, se dice, esatto, sbagliato. Esatto. Però vabbè, adesso qui entriamo in una cosa politica, ce ne frega di meno, però insomma, ho visto che c'è stato questo manifesto firmato da 150 tra intellettuali tipo Salman Rushdie, anche la J.K. Rowling di Harry Potter, dove in qualche modo si diceva: ok, va benissimo tutto il politically correct, ci mancherebbe altro, però il politically correct sta diventando il nuovo nazismo. Esagero, ma per farvi capire, no? Perché non si può dire, non c'è più la libertà di parola, non si può dire niente che non abbia queste guidelines del politicamente corretto. Quindi c'era un po', sai, come spesso succede, che si va dall'altra parte, no? Si parte con le giuste intenzioni, ma poi si diventa così intransigenti da diventare tu stessa la cosa che stavi combattendo. Quindi no, infatti, sembrava una cosa interessante. Il tema di... c'è anche, ecco, questo, butto un link così, ma perché vai. No, l'intervista che aveva fatto scandalo al CEO di Facebook, in cui gli facevano questa domanda, no? Cioè, sì. Perché, cioè, determinate cose sbagliate, perché non le bloccate? Per la libertà di parola, di pensiero. Non tutti dobbiamo essere d'accordo. L'ingiornalista gli fa: beh, ma quelli che negano l'olocausto, anche quelli? E lui dice: eh no, quelli in un certo modo non li togliamo perché è un pensiero alternativo, nonostante io sia ebreo, che mi faccia schifo quello che scrivono, è un pensiero alternativo, che chi sono io per... non lo so, è un tema complesso, no? È perché cosa sono queste piattaforme? Sono dei software o sono degli editori, no? Cioè, sono degli editori, possono decidere di dire: no, questa roba qua non siamo d'accordo, qua dentro non ci viene fuori. Ma la partita di Facebook si gioca lì, cioè sul fatto che lui non vuole risultare come editore, lui vuole rimanere una piattaforma, proprio per quello, perché altrimenti deve prendere in considerazione tutto quello che viene pubblicato. Quindi non credo ammetterà mai questa cosa, perché non vuole diventare editore. Però insomma è un tema super complesso, ne parlavo oggi con Alessandro, un mio amico che vive in America da ormai molti anni, e gli dicevo: ma cavolo, cioè voglio dire, cosa sta succedendo in America? Perché ci sono tutto il discorso di George Floyd, le proteste, c'è il coronavirus che non riescono a, continua ad aumentare, fuori controllo. Ho visto che Trump ha fatto un comizio e quindi è andato su questo posto e è nato un focolaio di cose. Mi sembra tutto molto all'America, che per la prima volta, da quando almeno io ne ho ricordo, sia completamente fuori controllo. E questa cosa, chiaramente, i social media sono additati come corresponsabili anche di questa disgregazione. Cioè, mazza, io farei, cioè, riascoltate i primi link di Federico, riascoltate l'ultimo intervento, c'è una differenza, una salita. Però ragazzi, cioè, tornando alla creatività è questa qui, cioè per essere creativi devi sapere tutto. Cioè questo, chiudiamolo con un tema serio. Il tema serio è: vuoi essere più creativo? Cioè tu tutti i giorni devi leggere tutto. Cioè l'altro giorno discutevo con un altro mio amico, che eravamo in macchina insieme, e mi diceva: ma che musica di merda ascolti, no? Perché c'era una playlist, c'era tipo Torn di Natalie Imbruglia, no? E io dicevo: ma io voglio dire, nella vita cerco di fare cose creative, di raccontare storie, cioè devo ascoltare tutto. Certo. Senti, ultima cosa,
Yes. Le statistiche di questo podcast sono molto buone, no? Cioè, ci sono persone che ascoltano settimana dopo settimana. Però sui social non succede niente. Quindi... qui è una bella domanda. No, nel senso, se magari perché non lo diciamo. Quindi, se avete voglia, veniteci a trovare. Dove siamo? Su Instagram, Facebook, dove... Questa però è vera, non è una cagata. Però, mi interessa veramente capire chi c'è. Sì, però non hai capito, cioè, non hai capito niente. Abbiamo parlato mezz'ora di sales letter, di come fare la call. Cioè, deve essere una call to action. Per favore, se avete voglia. No. La call to action deve essere precisa. Facciamo una cosa precisa. Intanto così capiamo giveaway, chi è... giveaway. No, fermo. Dobbiamo capire chi ci ascolta fino alla fine, perché una cosa è chi fa il download della puntata, una cosa è che ci ascolta fino alla fine. Ah, certo. Hai presente? Non c'è nessuno, dici, no? Perché tutti finti, numeri dei sono tutti i nostri amici. No, il senso è questo. Siete arrivati fino a qua, venite a scrivere un commento sotto al post di questa puntata. Ok. E non otterrete niente. Non otterrete niente. Niente. Ma noi risponderemo a ogni singolo commento. Vediamo chi c'è, dai. Vediamo chi c'è, e se commentate mettendoci un link figo che volete che commentiamo, ancora meglio. Ok. Basta, saluti lunghissimi. Ciao.